Alexa, come mi vesto oggi? Metti la prima cosa che trovi. Coco, dai, iniziamo. Sì, arrivo. Perché te sei messo? Mi ha detto di mettere la prima cosa che trovavo. Vai a cambiarti. Adesso sì. Ho preso la seconda cosa che ho trovato. Ok. Stiamo iniziando. Iniziamo. Bentornati al nostro canale, ragazzi. Bentornati da Coco e da Lobix. Oggi novità per quanto riguarda gli assistenti Amazon Alexa. Oggi andremo a parlare Ecoflex. Allora, Ecoflex, nuovo dispositivo in arrivo per quanto riguarda gli assistenti vocali Amazon. Novità importante. Vi spiegheremo tutto, ma vi spiegheremo tutto dopo la sigla. Ecoflex è il fratello minore della gamma degli Echo di Amazon Alexa. Non è ancora uscito in Italia, arriverà, si può acquistare in preordine a 29,90€, ma noi possiamo suggerire qualcosa? Esatto, nell'attesa troverete qua sotto il link per il preordine. Ecoflex, Echo Dot Alexa. Ma che cos'è Alexa? Che cos'è Alexa? Dai, lo conoscono tutti, non sappiamo che cos'è Alexa? Facciamo un passo indietro. Per chi non lo conoscesse, Amazon Alexa praticamente è un assistente vocale che interagisce vocalmente con le persone. Ok, ma come funziona questa Alexa? Con Amazon Alexa, attraverso dei comandi vocali, si possono interagire con vari dispositivi. Con Alexa possiamo gestire la musica, possiamo ricevere vari tipi di informazioni, dal meteo al telegiornale, che poi non è telegiornale perché è telegiornale. Le ultime notizie giornalistiche, le ultime notizie sportive. E per chi non sapesse, si può fare anche una lista della spesa. Può fare una lista della spesa, molto utile soprattutto per quando si va a fare la spesa, soprattutto per quando gli uomini vanno a fare la spesa. Esatto, perché così almeno non ci dimentichiamo niente. E zero bigliettini. Però, se andiamo più nello specifico, attraverso gli assistenti vocali Amazon Alexa, riusciamo anche a controllare i dispositivi smart all'interno dell'abitazione. Questa è una cosa molto interessante. Man mano approfondiremo anche questo argomento con altri prodotti che possono essere gestiti sempre da Alexa. Per quanto riguarda la domotica, per esempio, è tutto a basso costo. Diciamo, noi la chiamiamo una domotica low cost. E attraverso delle routine, delle scene, è possibile comandarle o con la voce o tramite l'applicazione. Una sua applicazione che sia per Android che per Apple. Diciamo, ci sono tante sorprese in arrivo per chi non le conoscesse. Ormai è un oggetto comune, forse solo tu non lo conosci. Evidentemente mi dovrò aggiornare anche io. Già in commercio ci sono vari dispositivi per quanto riguarda l'assistente vocale Alexa, come i vari Echo, Echo Dot, Echo Plus, Echo Input. Noi oggi vi vogliamo presentare l'Ecoflex. È un dispositivo piccolo, compatto, che ha una caratteristica importante: non presenta nessun tipo di cavo. Per il suo funzionamento basta inserirlo all'interno di una presa di corrente. È piccolo, è compatto e ha le stesse caratteristiche di tutti gli altri Echo. E in più, anche lui ha al suo interno una cassa. E voi mi chiedete, ma allora cosa cambia da tutti questi modelli? L'Ecoflex è il modello più economico di tutta la famiglia degli Echo. Oltre ad essere più economico, è anche più compatto. Piccolo, cosa molto importante, è senza cavi e che al suo interno integra una porta USB. Che ci può tornare utili per attaccare per esempio un cellulare e metterlo a caricare. Un tablet. Oppure possiamo implementare il nostro Echo attraverso questa porta USB e mettere o una luce notturna. Pensate magari ai bambini che dormono e vogliono dormire con la luce. Allora mettiamo una luce di cortesia notturna. Oppure possiamo mettere pure un sensore di movimento. Possiamo integrare tutti quei dispositivi Echo compatibili che trovate nello store di Amazon.
Ok, ma viste le dimensioni così ridotte, ma la cassa c'è ancora? La cassa c'è ancora, noi troviamo all'interno un altoparlante. Diciamo che con questo altoparlante possiamo sfruttare appieno questo eco come sfrutteremmo gli altri assistenti vocali. Ed inoltre è presente un LED di attivazione o disattivazione microfono come è presente negli altri eco. Quindi diciamo che a livello pratico cambia poco. Ovvio, l'altoparlante sarà meno potente di un Echo Plus, però in base a quello che spendiamo andiamo a trovare. Comunque, al prezzo di $29,90, il prezzo più basso di un assistente vocale, io direi che è un best buy. Allora, questa è l'ultima... Allora, questa è l'ultima delle novità del mondo di Alexa. Speriamo di avervi dato qualche informazione in più. Il video finisce qua. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Se volete rimanere aggiornati sui prossimi video, iscrivetevi al canale. E se avete delle domande da fare, scrivete nei commenti qua sotto. E noi risponderemo. Dal nostro canale è tutto. Da Coco. E da Lobix. Alla prossima. Allora. Di chi è? Ecoflex è il abbiamo detto sei volte. già hai detto che minchia sei. Dovuto a che? A storia, preistoria, cose che... Mi stai imbattendo. Ci stanno boicottando qua.